ruolo molto interessante questo di con Montaldo. Come ti sei rapportata con la sceneggiatura? Allora, ho fatto un lavoro su due fronti. Da una parte, lavorare su una donna che ha un'estrazione sociale completamente diversa dal posto in cui si trova a vivere. Perché avendo una migliore amica, decisamente sopra la media a livello economico, ma anche di posizione sociale, ti fa vivere delle cose che non ti appartengono. Quindi io attraverso di lei in qualche modo cerco lavoro tanto, ma ho delle occasioni che senza la mia amica non potrebbero arrivare. Dall'altro, sull'emotività di un rapporto d'amicizia con una persona a cui tu vuoi molto bene e che vedi agonizzare nella sua emozione, nella sua empatia, nelle sue patemi d'animo, che completamente si stacca dalla realtà materiale di quello che stiamo vivendo. Noi abbiamo uno studio di architettura, anche noi soffriamo la crisi, dobbiamo lavorare, sua mamma ci propone di fare le etichette per i vini quando noi cerchiamo invece di trovare uno spazio tutto nostro, e lei si dimentica tutto questo e si preoccupa solo del suo sentimento, che poi è anche la parte centrale di questo film. Sono due storie: la storia della questione lavorativa, della difficoltà del lavoro, della crisi degli imprenditori, ma anche degli operai, e la parte invece emotiva di una coppia, di una famiglia, di una donna che non ha fatto niente per trovarsi in quella situazione. Quindi per lavorare su questo ruolo ho dovuto fare due tipi di lavori. Da una parte l'ambizione di arrivare un filo di invidia, perché la tua amica ha tutto, che però va tenuta a bada perché le vuoi bene, e mi ha lavorato un po' su questo, sulla confidenza, e abbiamo lavorato molto su cercare un rapporto d'amicizia che è costruito giorno per giorno sulle improvvisazioni, sul lavoro, sul testo, a dire come lo tiriamo fuori, perché siamo, da dove siamo arrivate, siamo amiche per quale motivo, perché io non ti fermo, perché io ti spingo da questa parte. Ed è stato interessante, ho avuto l'occasione di lavorare con Carolina, che è un'attrice disponibile, molto generosa, ma questa è una cosa anche degli altri attori. Per esempio Pier Francesco, con cui io non ho scene, è una persona alla quale puoi chiedere un consiglio, un che ne pensi, e ti risponde volentieri. Cosa dire? Cosa posso dire? Bellissimo, tutto bellissimo. Però uno sforzo che appare, che sembra tu faccia, insomma, è quello di mantenere comunque una grande ambiguità, che forse è poi la cosa fondamentale per gli attori, cioè un'ambiguità, cioè noi non ci aspettiamo come il tuo comportamento, cioè, hai la qualità di riuscire sempre a prenderci un po' la sprovvista. Perché, ti ripeto, questa linea tra l'ambizione e la determinazione sul mio lavoro, l'affetto per la mia amica, quindi l'ho sempre lasciato aperto, cioè vediamo cosa mi porta quella scena, che cosa avremo come emozione in quella scena, anche se la rifai due o tre volte, però quello che ti arriva in quel momento non pensato, che poi quello dovrebbe essere, cioè tu lavori costruendo un personaggio che fai vivere poi su una scena, e allora lì riesci a ottenere questo. Probabilmente se l'avessi codificato avresti avuto dall'inizio alla fine, sai già dove andiamo a parare, che cosa farà, cosa dirà e dove andrà. Ovviamente nella lavorazione del film le scene sono un po' più lunghe, o ci sono delle scene che non sono state montate, però tutto questo aiuta questa ambiguità che dici tu. E poi Giuliano è talmente chiaro quando ti descrive non quello che vorrebbe, ma quello che lui ha pensato, o Andrea, o Andrea Purgatori, quello che loro hanno pensato, te lo mettono lì, ti consegnano il materiale e tu gli dai una forma. Tutto in maniera organica e serena, che è straordinario. Tra l'altro c'è una scena dove, per esempio, Carolina, abbiamo lavorato su questa scena, abbiamo lavorato in maniera completamente diversa da quella che aveva pensato Giuliano, l'abbiamo fatta, e lui è scoppiato a ridere. Ci ha chiesto, ma ragazzi, perché così tristi? E ho detto, ci sembrava, provate a pensarla così, ed è uscito, ed usciva tutto naturalmente.